La Commissione europea ha presentato un'iniziativa per combattere l'uso improprio di società di comodo a fini fiscali. La proposta mira a garantire che le società che esercitano un'attività economica minima o nulla non possano beneficiare di agevolazioni fiscali e non pesino sui contribuenti. In tal modo sarà inoltre tutelata la parità di condizioni per la stragrande maggioranza delle imprese europee, fondamentali per la ripresa dell'Unione, e i contribuenti non dovranno sopportare ulteriori oneri finanziari a causa di coloro che cercano di eludere la loro giusta quota di tasse. Le società di comodo o le società fantasma possono svolgere utili funzioni commerciali, ma alcuni gruppi di imprese internazionali e singoli individui ne abusano per una pianificazione fiscale aggressiva o per evadere il fisco. Alcune imprese indirizzano i loro flussi finanziari verso società di comodo in paesi con un tasso di importazione basso o nullo, in cui si può facilmente eludere il fisco. Allo stesso modo, anche singoli individui possono ricorrere a società di comodo per non pagare le imposte patrimoniali o sugli immobili nel paese di residenza o nel paese in cui si trova un bene. Per la Commissione europea si compie così un decisivo passo in avanti nella lotta di lunga data contro gli abusi fiscali e a favore di una maggiore trasparenza delle società. La proposta stabilisce indicatori oggettivi per aiutare le autorità fiscali nazionali a individuare le imprese che esistono solo sulla carta. Una volta adottata dagli Stati membri, la proposta dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2024. Secondo un'indagine di Confcommercio realizzata in collaborazione con SVG e sui dati Istat e Banca Italia, il 2021 si sta per concludere con dati molto negativi per il turismo italiano. Sono almeno 60 milioni gli arrivi e 120 milioni le presenze che mancheranno all'appello rispetto al 2019 e 13 milioni in meno di viaggi degli italiani all'estero. Solo per le vacanze tra Natale, Capodanno ed Epifania, rispetto ai 25 milioni di partenze programmate dagli italiani appena pochi mesi fa, 5 milioni sono state già cancellate e 5,3 milioni modificate riducendo i giorni di vacanza o scegliendo una destinazione più vicina, ma ci sono anche 7 milioni di viaggi che restano in sospeso, senza dimenticare la crescita esponenziale negli ultimi giorni delle distette nella ristorazione e la drammatica situazione del settore dell'intrattenimento con la chiusura delle attività. In questa situazione, secondo Confcommercio, è evidente che il governo deve sostenere in particolare queste componenti della filiera turistica, adottando nuove misure sugli ammortizzatori sociali, senza aggravi di costo per le imprese e sull'accesso al credito, ma anche interventi fiscali e di contributi a fondo perduto parametrati alle perdite subite. A Natale, 6 intervistati su 10 sono stati fuori casa al massimo per 2 giorni senza uscire dalla propria regione, mentre solo il 5% è andato all'estero. Dati in linea per quello che riguarda la lunghezza della vacanza anche a Capodanno, quando però chi farà vacanze di 4 giorni o più andrà anche fuori regione. Resta comunque basso il dato sulla previsione dei viaggi all'estero, 8% tra Capodanno ed Epifania, contro i valori che normalmente in questo periodo andavano oltre il 20%. 2021 in ripresa per oltre il 70% degli agriturismi. Questa è l'analisi di fine anno di CIA Agricoltori Italiani al centro dell'evento per i 40 anni di Turismo Verde, l'associazione per la promozione agrituristica. A favorire il settore, le doti anti-Covid delle strutture, in molti casi fuori città, con ampi spazi e per lo più all'aria aperta. La domanda è aumentata, lo dice il 42% delle imprese, con il boom dell'estate. La bella stagione è valsa complessivamente alla ristorazione oltre 20 miliardi e ha portato in agriturismo più del 60% degli italiani. Le imprese del settore hanno scelto nel 2021 di rimboccarsi le maniche in base all'evolversi delle richieste dei clienti consumatori, espressione di un chiaro consolidamento della domanda interna. Per circa 8 aziende su 10 gli ospiti sono prevalentemente italiani. Si registra anche un primo ritorno degli europei per il restante 20% delle aziende. I clienti sono sempre più famiglie con bambini e coppie. Alloggio e ristorazione sono i segmenti con i risultati migliori, ma per l'82% delle imprese che hanno ricevuto richieste specifiche, queste sono state relative a maggiore autonomia, spazi aperti e sicurezza. Richiesti anche gli spazi per smart working, l'e-commerce e pasti a domicilio. Punti di forza questi per un 2022 che si prevede positivo secondo il 72% delle imprese intervistate. È noto che chi non ha pagato entro il 14 dicembre scorso le rate arretrate di saldo e stralcio e rottamazione ter è decaduto dalle agevolazioni. Si fa però avanti una ipotesi di un provvedimento di sanatoria per il 2022 che possa consentire a chi non ha potuto pagare di poterlo poi fare e rientrare nei
delle agevolazioni, un provvedimento giusto ed equo in un momento di difficoltà.